Penso che da una festa, cioè un'opportunità di festa, possono nascere quei rapporti con altre regioni. Io ho fatto parte con tante altre persone, che purtroppo alcune non ci sono più, di un comitato che ha finito la propria attività, un comitato di solidarietà che ha portato aiuti in Umbria, in Abruzzo, in Molise, e oggi invece parte di queste persone, in collaborazione con 7 comuni, intendono portare l'aiuto per Valfuori, che è un comune in provincia di Bologna, un comune di 13.500 abitanti, dove con Elena siamo stati due domeniche fa e abbiamo conosciuto l'assessore della protezione civile e il presidente di un'associazione che non è Proloco, ma che si occupa sia di cultura che di aiuti. Ho telefonato al sindaco, ho detto è l'occasione per spiegare anche quando chiedi dei soldi alla gente, soprattutto in un momento di crisi, è l'occasione di una testimonianza, per cui saranno presenti l'assessore e il presidente sabato e domenica alla festa del bilancio. È un rapporto che nasce, Prevaltore, lo dico alla stampa, ha una pagina dedicata al comune, a tutti i denuti che giornalmente arrivano, cioè finanziamenti che arrivano, una lista di persone, di associazioni, di partiti eccetera che destinano soldi a questo comune. Il comune ha intenzione di aggiornare, no, su questa pagina le cose, cioè che cosa farà con i soldi avuti, per cui è un rapporto diretto che abbiamo ancora con Valtopina, che abbiamo ancora con Paganica dove siamo stati, che è una frazione dell'Aquila. La gente continua comunque attraverso le manifestazioni e le feste ad essere presente e a far sì che i prodotti locali, per cui quelli che erano lì, e l'aceto balsamico e alcuni vini eccetera, vengono promozionati. La mia idea, la mia speranza è che questo rapporto continui negli anni attraverso degli scambi, potrebbero essere scambi a livello studentesco e anche scambi durante le manifestazioni. Siamo tra l'altro stati invitati, io faccio da portavoce perché se non ho nessun titolo, ad Alice siamo stati invitati, a Prevaltore siamo stati invitati a Valtopina per presenziare con i nostri prodotti durante le loro manifestazioni, che credete diranno un riscontro comunque elevato. Concludo dicendo che tutto questo si è realizzato grazie al 1997, al fatto che casualmente decidemmo come comitato di aiutare Valtopina, e a Valtopina c'è un sindaco che si chiama Giancarlo Picchiarelli, perché ancora oggi noi abbiamo dei rapporti molto forti e grazie a lui siamo riusciti comunque a indirizzare degli aiuti e a creare una rete che oggi è ancora viva dopo 15 anni, per cui non è da tutti.